Buon martedì 30 maggio a tutti i telespettatori di Canale 40. Benvenuti a questa nuova edizione del TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando del palazzetto dello sport di Cortoghiana. La struttura, inagibile da anni, è diventata preda dei vandali. A proposito di ciò, abbiamo raggiunto telefonicamente il dirigente della Pallavolo Sulcis Cortoghiana, Giuseppe Perra. Siamo collegati telefonicamente con il dirigente della Pallavolo di Cortoghiana, Giuseppe Perra. Signor Perra, nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo la quale il palasport di Cortoghiana è stato oggetto di azioni vandaliche. Come mai è avvenuto questo? Questa struttura da anni si trova in una condizione comunque non di salvaguardia totale. Sì, in effetti la struttura è un po' lasciata e abbandonata a sé, e questo fuori di dubbio lo si può vedere anche dall'esterno e come potrete vedere poi dopo anche dall'interno. Diciamo che la speranza è quella che in tutti questi anni abbiamo sempre perseguito, che quella struttura, anche quella di Bacco Abisse, venisse risistemata e ridata in uso alle società sportive che ne hanno bisogno, perché nell'ambito del comune di Carbonia potete pure toccare con mano che non solo Cortoghiana e Bacco Abisse hanno queste problematiche, ma anche a Carbonia, città centro, il palazzetto ed altre hanno le sue problematiche. Per cui, al di là dell'atto di vandalismo dovuto a problematiche che sono sicuramente dovute allo stato sociale delle persone che l'hanno fatto, diciamo che la speranza è che in un futuro immediato venga posto rimedio a questa situazione che ormai dura da troppi anni. Qual è la situazione delle strutture sportive a Cortoghiana? La struttura in che senso, perdonami? Delle strutture sportive in generale? Diciamo che a partire dal palazzetto che è stato devastato da poco, la palestra delle scuole medie in cui ci alleniamo sicuramente non è che sia in granché buono stato, il campo sportivo, la struttura di calcio, potrebbe essere testimone, ha bisogno anche essa di essere un attimino risistemata. Per il resto praticamente l'unica nota positiva momentaneamente è il campo sintetico che è stato fatto dietro la circoscrizione, che però per l'uso e utilizzo vengono chiesti dei prezzi eccessivi e momentaneamente rimane fine a se stesso, parcheggiata lì, quindi sarebbe da rivedere anche tutte le tariffe che sono praticamente chieste alle società sportive per l'utilizzo degli impianti. So indirettamente che il Comune sta bandendo un bando di gestione per la struttura delle strutture, tutte le strutture del Comune di Carbonia. Questo dovrebbe essere a mesi, dovrebbe venire fuori. Ora cambiamo argomento e facciamo un aggiornamento sulla vertenza Alcoa. Sono ore di trattative febbrili per la vertenza Alcoa. Nella giornata di ieri alcuni rappresentanti sindacali hanno incontrato il presidente della Commissione Esteri della Camera, Pier Ferdinando Casini, che poche ore prima aveva interloquito con il ministro Calenda in merito alle trattative per la cessione dello stabilimento con i potenziali acquirenti seduti al tavolo. Dall'incontro è emersa ancora una volta la volontà del governo di addivenire in tempi rapidi alla risoluzione, concretizzando gli impegni finora presi. Volontà che però non soddisfa pieno le organizzazioni sindacali che ancora oggi aspettano l'emanazione del famoso decreto energia e la definizione dell'accordo tra Invitalia e Alcoa. Per sollecitare ciò, per la giornata di lunedì, FSM, FIOM, UILM e CUB hanno convocato un incontro con i parlamentari sardi per preparare la trasferta romana del 6 giugno, che avrà come obiettivo quello di stimolare i capigruppo dei partiti di Camera e Senato a intervenire nei confronti del governo in maniera tale da accelerare la conclusione finale positiva della vertenza. Chiudiamo la prima parte del TG parlando del nuovo bando sul servizio civile nazionale. A proposito di ciò abbiamo intervistato il presidente territoriale di Sardegna Solidale, Andrea Piras. Siamo in compagnia di Andrea Piras, responsabile territoriale di Sardegna Solidale. Proprio in questi giorni è stato emanato il bando per il servizio civile nazionale. Sardegna Solidale occuperà circa 45 ragazzi in progetti di vario tipo e uno verrà inserito a Carbonia dalla vostra associazione. Di che cosa si tratta nello specifico? Dunque, il servizio civile nazionale è consolidato nel tempo e dà l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi a quelle che sono le attività sociali. Nella fattispecie Sardegna Solidale ha presentato un progetto e ha avuto dal Servizio Civile Nazionale l'acquisizione di 45
giovani, di cui uno verrà anche a Carbugna, farà il servizio direttamente da noi. Il titolo del progetto da noi presentato è Le rotte dell'integrazione, e quindi molto interessante per quel discorso che vede extracomunitario, addirittura legato alla presenza etnica a Carbugna, e quindi molto molto interessante per questi giovani. Una nota di merito va anche al Comune di Carbugna, che ha presentato due progetti, sono stati approvati tutti e due, quindi acquisirà 8 presenze, ma naturalmente questo lo lasciamo fare a loro la pubblicità. Per quanto concerne l'Auser è il centro di servizio che si trova in via Liguria 69, chiunque fosse interessato a questo genere di esperienza troverà i moduli e qualcuno che gli darà anche le indicazioni come poter partecipare. In cosa consisterà il servizio civile? Verrà retribuito? Assolutamente sì, sono previste per legge 435 euro al mese e c'è l'obbligo di fare 30 ore di servizio, che non sono le classiche lavorative, nel senso che il lavoro che si fa è un lavoro snello, molto gratificante. Infatti noi ne abbiamo due adesso che stanno facendo il servizio civile, quindi pensiamo che a ottobre, quando finiranno questi, subentreranno direttamente i nuovi dopo la formazione. Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro TG parlando dell'importante iniziativa organizzata per venerdì prossimo da Articolo 1 a Carbugna sul tema dell'eutanasia. Siamo collegati telefonicamente con il consigliere regionale di Articolo 1, Luca Pizzuto. Per venerdì prossimo alle ore 18 presso i locali dell'Auser in via Liguria numero 69 avete organizzato un'importante serata dove si parlerà di eutanasia. Verrà presentato il libro Mamma viene a morire da noi domenica dell'autrice Pat Patford. La presenza anche di Tore Cherchi, presidente dell'associazione Walter Pirudu. Di che cosa tratta questo libro e perché organizzare un'iniziativa su questa tematica? Sì, intanto mi preme dire che è anche una prima uscita pubblica del movimento Articolo 1, quindi è un'iniziativa che si inserisce anche dentro il dibattito politico nazionale che abbiamo, visto e considerato che c'è una legge in Parlamento che potrebbe finalmente disciplinare il tema. Abbiamo colto l'occasione della presenza in Italia e in Sardegna di Pat Patford, che è una delle più importanti pedagogiste, forse la più importante pedagogista non violenta vivente al momento, che ha scritto e ha pubblicato un libro molto importante e anche molto significativo, dove racconta la storia della madre che sceglie consapevolmente di morire in casa attraverso un'iniezione. Quindi ci è sembrato importante approfittare della sua presenza, per cui lei farà un corso di formazione 3 e 4 a Carbugna sul suo metodo, il metodo dell'equivalenza e della gestione non violenta del conflitto. Abbiamo approfittato dell'occasione per presentare il suo libro insieme all'associazione Walter Pirudu, che appunto si occupa del tema dell'eutanasia. Ora cambiamo completamente argomento e parliamo della protesta di alcune madri di Carbugna in merito ai ritardi sul pagamento dei rimborsi scolastici sulla cancelleria e sui libri. Siamo in compagnia della signora Sonia e della signora Giuseppina. Voi rappresentate un gruppo di mamme che da diversi mesi sollecita il Comune per ottenere i rimborsi scolastici in merito alla cancelleria e ai libri. Questi rimborsi dovevano arrivare nel mese di aprile, però ancora oggi non sono stati erogati, o quantomeno voi non li avete ottenuti. No. Siamo da aprile andando alla pubblica istruzione a chiedere informazioni e ci prolungano sempre a mese e mese. Oggi lo stesso siamo andate dal 20 che dovevano pagare questi pagamenti e niente da fare, ci mandano da una parte all'altra prendendo in giro, diciamo, le persone. Stamattina però siete andati in comune e avete incontrato il sindaco di Carbugna, Paolo Massida. Andate, l'abbiamo fermata all'entrata e ci ha detto che non aveva tempo e ci ha proprio mollato, non ha voluto neanche ascoltarci. Eppure questi rimborsi vi spettano per legge. Per legge, siamo molto in ritardo, questi soldi servono, i ragazzi che devono andare in gita, comunque sono soldi nostri e dobbiamo
dobbiamo ritirarli. Questo periodo di crisi anche le poche risorse diventano importantissime. Importantissime. Sì, sì, è proprio così. Non avendo nessuna entrata, almeno questi soldini che abbiamo anticipato devono ritornare. Volevamo sapere qualcosa. Sollecitate quindi il comune affinché si attivi per fare in modo che questi soldi vengano erogati. Certo, ragazzi hanno bisogno, cioè noi abbiamo bisogno di avere di nuovo questi soldi, perché i ragazzi sono andati, devono anche andare in gita di nuovo e quindi abbiamo anticipato tutto noi. Chiudiamo la seconda parte del nostro TG parlando di reddito di inclusione sociale e delle iniziative del Plus Carbonia in merito a questo importante provvedimento. I 16 comuni del Plus Carbonia stanno procedendo all'attivazione del REIS. Ogni comune del Plus, affermano gli assessori e servizi sociali, sta procedendo autonomamente ad attivare i bandi per la selezione dei beneficiari del reddito di inclusione sociale. Rispetto alla cosiddetta parte passiva di erogazione del contributo monetario ai soggetti disagiati e contemporaneamente anche per l'immediata applicazione della parte attiva concernente le procedure di inclusione sociale e i progetti di emancipazione del nucleo familiare. Gli interventi e progetti saranno mirati all'inserimento sociale delle persone anche attraverso forme di collaborazione nella stessa comunità, in modo che il contributo economico corrisponda a un reale impegno della persona. I progetti di emancipazione e inclusione attiva, secondo la normativa regionale, dovranno essere attivati da un'equipe multidisciplinare in seno al Plus e finanziati attraverso i fondi europei a tal scopo accantonati dalla Giunta regionale in sede di programmazione. Ogni comune si sta attivando attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, culturali, sportive, del sistema bibliotecario territoriale, dell'agenzia ASPAL, al fine di creare quella rete sociale e quell'insieme di progetti di base che permettano di realizzare un reale aggiudu torrau. La finalità del Plus è quella di creare un sistema che attraverso l'emancipazione del singolo e del suo nucleo porti passo dopo passo all'uscita dalla povertà e a un reale beneficio per tutta la comunità. Bentornati in studio, apriamo la terza parte del nostro telegiornale parlando dell'importante rassegna Tutti in scena organizzata dalla Clessidra Teatro prevista per i prossimi giorni a Carbonia. Partirà il prossimo sabato 3 giugno 2017 la 7ª edizione della rassegna Tutti in scena della Clessidra Teatro. La rassegna, divenuta ormai un appuntamento fisso e atteso di inizio estate, presenta una serie di proposte brillanti e armoniche, risultato delle attività esercitate durante la stagione 2016-2017. Tutti in scena comprende 5 commedie con la regia di Annapina Buttiglieri, rappresentante in anteprima dal 3 giugno all'8 luglio al Teatro Centrale in Piazza Roma con il patrocinio del Comune di Carbonia. Parte dal 1 giugno a Carbonia l'obbligo a effettuare periodicamente lo sfalcio delle erbacce e il loro ritiro. Sentiamo. Il Comune di Carbonia ricorda che l'abbandono e la mancata cura dei terreni privati può creare problemi di igiene e salute pubblica per la possibile diffusione di parassiti e roditori. Disturbo la circolazione stradale per la presenza di siepi o rami che, superando il ciglio stradale, impediscono la normale visibilità e viabilità. Rischio di incendio per la presenza di rovi, erbacce e arbusti con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone. Per tale ragione, tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di aree, fondi e immobili che si trovano all'interno del territorio comunale, in particolare nei centri abitati, soprattutto se vicino ad aree e strade pubbliche, sono obbligati a effettuare e ripetere periodicamente lo sfalcio e il ritiro delle erbacce, la bonifica delle aree, la manutenzione di rami e siepi e la pulizia e la cura degli animali domestici. Tali interventi dovranno essere eseguiti entro il giorno 1 giugno 2017 e successivamente in maniera periodica al fine della manutenzione continua fino al 15 ottobre 2017. Chiudiamo il nostro TG ricordandovi che dal 1 al 4 giugno si terrà a Sant'Antioco la manifestazione fieristica La Laguna Espone. Dal 1 giugno fino al 4 si terrà nel porticciolo di Sant'Antioco la manifestazione fieristica La Laguna Espone. Saranno moltissime le novità di questa edizione, con spettacoli, intrattenimenti ludici, esibizioni, raduni e mercatini tipici. Il comitato promotore La Laguna Espone fa sapere che tra gli obiettivi principali dell'evento ci sarà come sempre la conoscenza del patrimonio di tradizioni che hanno assicurato il presidio e la tutela del territorio e ovviamente l'esaltazione delle eccellenze e delle specificità
del Succi Sigrisiente. Gli organizzatori ricordano che presso tutti i ristoranti convenzionati si potranno gustare la buona cucina e i prodotti tipici grazie a un menù concordato. Il nostro telegiornale è terminato, grazie di averci seguito, l'appuntamento è alle prossime edizioni.